L'autofinanziamento si fonda su 10 principi cardine che non possono assolutamente essere disattesi se si vuole ottenere un'azienda in grado di finanziarsi da sola. Innanzitutto devi guidare l'azienda interpretando i numeri. Cosa vuol dire? Vuol dire che devi prendere decisioni imprenditoriali e quindi decisioni strategiche che sono basate soltanto sulla misurazione dei driver di performance, cioè decisioni che sono basate su quelle variabili che sono veramente in grado di influenzare l'andamento aziendale in un modo o in un altro, e quindi quei numeri che sono veramente importanti per il successo aziendale. Tipicamente questo non avviene, e non avviene perché l'imprenditore fa difficoltà a capire quali sono le variabili chiave del successo della sua azienda, semplicemente perché essendo all'interno dell'azienda non è in grado di mettere a fuoco i driver della crescita. Un altro problema che riscontro sempre nelle aziende che assisto è che spesso gli imprenditori non riescono a misurare i risultati aziendali, e non riescono a farlo perché gli manca una contabilità aggiornata, ma soprattutto gli mancano dei bilanci che vengono aggiornati in maniera puntuale e tempestiva, ed è una delle lotte che noi portiamo avanti con più fervore con i professionisti che assistono i nostri imprenditori, perché è veramente difficile riuscire a ottenere dati precisi e aggiornati, e perché nella quasi totalità delle aziende non esistono dei sistemi e dei modelli di controllo di gestione strategico, non esistono veramente dei modelli di controllo di gestione di alcun tipo in molti casi, anche se il controllo di gestione è diventata un'attività obbligatoria per legge. In quei pochi casi in cui invece troviamo magari dei prospetti di misurazione e di controllo di gestione, le misurazioni sono errate, perché vengono misurati i dati sbagliati. Ad esempio, c'è chi misura il saldo del conto corrente, che è sicuramente una variabile da monitorare, ma non è un driver di crescita, non è un elemento che alimenta la crescita, è semplicemente il risultato finale di tutto quello che stai facendo. E spesso e volentieri magari ci troviamo davanti a prospetti di controllo che non quadrano tra di loro, quindi non ci sono collegamenti tra i diversi prospetti e non c'è una quadratura tra i risultati, quindi i risultati squadrano, di fatto non si riesce a capire quale dei prospetti di controllo è più o meno affidabile. Come dovrebbe essere invece? Non dovrebbe essere così. Non dovrebbe essere così perché si dovrebbe partire dall'analisi del bilancio, del business model, per cercare di individuare quelle che sono le variabili chiave per la crescita dell'azienda in base al suo modello di business. Si iniziano a categorizzare questi driver, questi KPI, per misurarli all'inizio e poi misurarli in maniera continuativa nel tempo, in modo da pianificare strategie per ottimizzare quei driver. Ma lo vedremo poi meglio nel dettaglio. Detto questo, io ti rimando al prossimo video. Nel frattempo, se ti interessa approfondire uno di questi principi o ti interessa capire come, dal punto di vista pratico, questi principi sono stati applicati a casi reali di PMI, puoi acquistare il libro Aziende che si finanziano da sole, che è il libro nel quale ho affrontato questi argomenti attraverso storie di clienti ai quali sono stati applicati i principi dell'autofinanziamento o per migliorare le performance aziendali o per gestire problematiche di natura finanziaria. Un libro all'interno del quale quindi troverai una serie di esempi pratici tratti dai progetti che abbiamo realizzato nel corso degli anni. Aziende che si finanziano da sole è un libro nel quale si parla di finanza, ma si parla di finanza nella lingua degli imprenditori, si parla di aziende più che altro e di azioni che è necessario fare per creare un'azienda in grado di crescere e di prosperare senza il bisogno di risorse esterne, ma solo sulla base dei propri flussi di cassa. È un libro nel quale si parla di come applicare queste procedure, questi principi, anche ad aziende che attraversano momenti difficili, quelli che tanti imprenditori stanno attraversando in questo momento. In alternativa puoi guardare uno dei video dedicati a questi principi che trovi proprio sul canale YouTube, al quale ti consiglio di iscriverti e che ti verranno inviati anche via newsletter se ti iscrivi a questo indirizzo.